Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti nella sala stampa Bergamini per accogliere il nostro mister Davide Dionigi. Naturalmente sarà l'occasione anche per conoscere il direttore Roberto Gemmi. A breve avrete modo di fare, di riporre le vostre domande sia al direttore e al mister. Vi ricordo che abbiamo tempi molto, molto limitati, vi invito a fare domande brevi per permettere a tutti di partecipare a questa conferenza stampa molto attesa. Io do subito la parola al direttore Gemmi per un'introduzione. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'accoglienza, vi vedo numerosi, quindi si evince ancora questa grande passione che trasporta questa città e questo mi fa enormemente piacere. Ha detto prima Gianluca 45 minuti, ma ci prendiamo tutto il tempo che ci vuole, non c'è un limite, perché secondo me è importante saper comunicare, quindi è un aspetto che io credo molto, faticosissimo, ma ci credo molto. Oggi vi presento il mister Davide Dionigi, penso che lo conoscete bene, quindi partirei con le domande, insomma, perché poi è inutile fare tante introduzioni. Decidete a chi farla prima e poi... Sì, partiamo subito con le domande. Il direttore nelle sue conferenze stampa, anche negli incontri informali con noi, ha usato un termine che mi è piaciuto molto, mi piace molto, quello dell'elmetto. È un simbolo anche di noi bruzzi, che abbiamo questo elmo nella piazza dei Bruzzi, e lui lo usa tantissimo, viene dal suo passato, dal suo background. Allora cominciamo con Roberto Barbarossa, Tutto Sport, tengo il microfono. Sì. Intanto buongiorno, benvenuti al mister, al direttore, l'augurio di un buon lavoro nell'interesse soprattutto di Cosenza e nostro. Una premessa, la mia amarezza, perché solitamente quando si inizia una stagione sarebbe buona abitudine che ci fosse il presidente della società a presentare due nuovi ingressi. Ci sarà, sarebbe stato un po' più dispersivo. Prego, la domanda. Sì, sto andando alla domanda, la prima al direttore e la seconda al tecnico. Diciamo con una, poi facciamo il giro. Va bene, allora inizio dal direttore. Allora, direttore, su che basi lei ha accettato questa sfida a Cosenza? Cosenza che viene da anni a dir poco tribolati, di grande sofferenza, Cosenza non vuole soffrire più. C'è la possibilità di programmare bene un campionato tranquillo oppure dovremmo assistere a un campionato ancora di sofferenza con i soliti prestiti e tutto il resto? Mi ha fatto 5 domande in una domanda. Esatto. Allora, la domanda ha dato anche qualche risposta, secondo il mio punto di vista. Innanzitutto, cosa mi ha convinto, se non sbaglio, ho detto così, e questo è il punto focale che dobbiamo chiarire. Per venire a Cosenza non dobbiamo convincere nessuno, perché è l'errore che io non voglio. Io sono orgoglioso di venire a Cosenza, non è che ci è voluto tanto per convincerlo, anzi, se avete modo poi di parlare con il Presidente, penso che la mia trattativa non ha superato i 3 minuti. E questo spirito che io ho lo trasporto a chi vuole venire qui, perché io non convinco nessuno a venire a Pisa, a Cosenza. Chi vuole venire a Cosenza troverà la porta aperta a seconda delle scelte che vogliamo fare. Questo è fondamentale, è un aspetto fondamentale. Che squadra sarà? La migliore possibile, perché poi parlare e dare dei riferimenti è sempre sbagliato. Poi c'è un giudice supremo che è il campo e i tifosi che ci diranno se la squadra è forte, se la squadra ha raggiunto l'obiettivo che meritava. Gli obiettivi o di programmazioni sono cose che hanno poco senso. Più di enunciare degli obiettivi bisogna raggiungerli. Noi lavoriamo per raggiungerli, siamo zitti, l'obiettivo principale è quello di stupire. Poi sarà il campo e sarà la stampa e sarà la tifoseria, che non è stupida, è intelligente e sa benissimo se abbiamo raggiunto o no l'elemento di stupire. Bisogna lavorare duro, sicuramente non è facile, perché non ce lo nascondiamo. Quest'anno è un campionato difficilissimo e proprio per questo molto più intrigante, ci saranno dei momenti difficili, tanto più siamo bravi a gestirli
ma dobbiamo parlare poco e lavorare tanto. Grazie direttore. Franco Segreto, Corriere dello Sport. Prego. Allora, buongiorno, benvenuti ad entrambi. Io volevo fare una domanda praticamente a tutti e due, poi vedete chi vuole rispondere o chi desidera rispondere, perché nel momento in cui è venuto fuori, è uscito fuori il nome di Davide Dionigi, che saluto, grande rispetto per l'uomo e per il professionista, c'è stata una sommossa popolare sui social. Allora, al di là dell'aeroplanino con Scoglio, eccetera, eccetera, degli anni che furono, al di là Catanzaro, eccetera, di questo campanile, però io penso che il suo curricula, secondo me, glielo dico veramente in maniera diretta, non ha soddisfatto la tifoseria rosso-blu. Ecco, come cercate di contenere questa contestazione? In che modo? Grazie. Rispondo io? Chi vuole rispondere prima? Vuole che risponde? No, risponde una persona sola adesso, così... Ma contenere questa contestazione, capire qual è questa contestazione, è con il lavoro e con i fatti. Poi la scelta, siamo andati a scegliere e a pensare un allenatore dove sia molto propositivo, però la scelta è figlia di tante valutazioni, non è che è solo figlia di un aspetto solo. Quindi ho ritenuto in questo momento, nei vari colloqui che ho fatto, perché non è che ho fatto solo un colloquio, il più determinato è il più che si sposa nelle mie caratteristiche di come vedere il calcio, che è quello propositivo, che è quello insomma di cercare di più di subire, di attaccare. Questi sono gli aspetti, diciamo, principali. No, vabbè, dopo avrà modo di parlare il mister anche di questo aspetto e vi racconterà anche qualche cosa di inedito. Massimo Mitiglieri, Giornale Sicilia. Buona giornata. Una domanda secca, fra le tante i quesiti c'è anche il discorso del budget. A Cosenza si è sempre parlato di budget. Riusciamo, se è lecito, quantificare, considerato che i suoi colleghi negli anni scorsi hanno parlato che l'anno scorso sarà superiore a quest'anno e compagnia bella. È lecito chiedere il quantum, se ne avete parlato con il Presidente? Grazie. Questa è una bellissima domanda e ti rispondo con estrema sincerità, visto che hai fatto riferimento ai miei colleghi. Sul discorso del budget, quando un professionista firma, sa benissimo il quadro societario. Poi non si deve lamentare, perché fa parte degli alibi. È una cosa che a me dà enormemente fastidio, sono gli alibi. Il mio più grande lavoro è eliminare tutti gli alibi, al mister, ai calciatori, a chi lavora con me e a tutti. Perché gli alibi non portano a niente. Se uno dice, no, avevamo poco budget, è sbagliato, perché nel momento che l'hai accettato poi non lo puoi rimettere. Sicuramente il budget sarà superiore, perché andiamo a affrontare un campionato molto complicato, però non deve essere l'elemento di discussione se andiamo bene o andiamo male. Se andiamo bene, se andiamo male, non è colpa del budget, è colpa di chi lavora per il budget. Questo è fondamentale, perché significa nascondersi, e io non mi nascondo. Il budget, la risposta? Sì, viene aumentato, ma lo stiamo già dimostrando, perché la prima cosa che ho fatto con grande collaborazione delle persone che ho trovato, che è una risorsa enorme qui, e anche questo dovremmo cambiare, no? Perché sembra che chi viene qua trova niente. E vi posso assicurare che io il primo giorno che sono venuto qui ho trovato tante cose che non mi aspettavo. A Cosenza c'è tanto, va migliorato, sistemato, va un po' evoluto, ma ci sono delle grandi basi. Deve finire questo sentito dire che non c'è campo d'allenamento e che non ci sono la palestra, tutte cose non vere. C'è una grande base. Ovviamente non si può risolvere tutto in breve tempo, però con un po' di tempo si possono risolvere. E il budget sarà migliore, sicuramente. Walter Leone, Gazzetta dello Sport, Tifo Cosenza. Allora, intanto complimenti, perché da napoletano aver sfidato venerdì 17 credo che sia un grande inizio, complimenti per questo. Poi mi è piaciuto molto il fatto che per quelle due o tre volte che ci siamo sentiti al telefono è molto diretto e lo ha confermato oggi.
Io le chiedo, la base di partenza sono 35 punti quest'anno e 35 punti l'anno scorso. L'anno scorso si è retrocessi, quest'anno hai trovato tre squadre peggiori, e quindi credo che questo vada tenuto anche in considerazione in prospettiva futura. Silenzio per favore. Perché sono sempre diretto, è limitativo dare i 35 punti una deadline. Noi dobbiamo stupire, dobbiamo fare in modo possibile di continuare e prendere l'onda di questo fine campionato, dove questa piazza ha dimostrato la grande passione. È stato uno spot pubblicitario per il calcio, no? Quindi a me mi veniva la pelle d'oca quando lo vedevo. Quindi significa dobbiamo continuare su quella onda, e ovviamente i risultati ci devono aiutare ad alimentare questa bellissima passione e orgoglio cosentino che ha questa città e questo club. Pippo, qualche domanda anche al mister? Sì, Pippo Gatto, cosenza.com, domanda al mister. Benvenuti a tutti e due. Ovviamente, mister, la mia domanda era per lei, anche perché un anno fermo, dopo l'esperienza di Brescia, immagino il sangue che è corso nello spogliatoio. Scherzi a parte, mi dicono lei essere un sergente di ferro e aver trovato uno spogliatoio già fatto, quindi è inutile parlare delle polemiche e quelle del suo curriculum. A me interessa sapere, lei ha visto questa rosa, ovviamente sta per costruire una squadra insieme a un direttore sportivo che ha delle ottime credenziali, a Pisa ha costruito la squadra che oggi ha fatto i playoff. Qual è la domanda? Di questa squadra, di questi ragazzi che ha, quanti le salva e soprattutto che tipo di gioco fa? Ok, allora mi prendo un po' di tempo perché mi ha fatto enormemente piacere la presenza di voi oggi, vi saluto volentieri, tanti ci siamo conosciuti in questi anni di questa fantastica terra, e però lasciatemi fare un attimino uno o due passaggi che ritengo doverosi. Allora, innanzitutto è giusto ringraziare la proprietà nella figura del presidente Guarascio, del direttore sportivo Gemmi, perché nel volermi qui si sono presi anche, come ha detto giustamente Franco, una responsabilità, e mi collego poi alle due domande che mi sono state fatte, quindi li ringrazio di cuore. E poi voglio ringraziare chi mi ha preceduto, perché io faccio questo mestiere già da un po' di anni, pur essendo ancora un allenatore mi ritengo giovane, ma ho iniziato presto, dalla gavetta, in campi e situazioni difficili. Mi viene in mente i miei primi trascorsi a Taranto, dove i primi due anni ho perso una finale playoff e su un campo ho vinto un campionato arrivando primo, però la penalizzazione ce l'ha. Quindi sono partito dal basso. E quindi faccio questo mestiere, ringrazio chi mi ha preceduto per il grandissimo lavoro fatto, e se io sono qua oggi è merito anche di chi c'era prima. Io, prima di arrivare alle specifiche risposte che mi sono state chieste, vorrei far conoscere innanzitutto l'uomo Dionigi Davide. Io vengo qua, credetemi, in punta di piedi, con un'umiltà che spero potiate conoscere, potete conoscere nel tempo, in una terra, e quando parlo di terra per me è un valore che conta molto, che mi ha dato tantissimo, alla quale ho dato tantissimo e alla quale spero e continuo di poter ricevere ancora tanto e di ridare ancora tanto. Sarebbe troppo semplice per me tirare fuori frasi ad effetto per accaparrarmi, per giustificarmi, e se io facessi questo offenderei l'intelligenza del pubblico di Cosenza, che ritengo un pubblico caloroso, appassionato, che vive di un orgoglio cosentino, che hanno in pochissime
città dove sono stato, perché io ho girato tutta l'Italia sia da allenatore e che da giocatore. E quindi non, ne, sarebbe troppo riduttivo nei loro confronti fare questo, e sarebbe la cosa molto più semplice. E questo per incominciare a conoscere il Dionigi uomo e poi allenatore. Vengo, ti ripeto, in punta di piedi, non mi aspetto nulla, l'unica cosa che mi aspetto, come qualsiasi allenatore, non Dionigi, è quella di avere l'aiuto della gente, della curva nord, della curva sud, della provincia di Cosenza. Qualsiasi allenatore chiede questo. So che sono figlio dei risultati, non vado dietro, come dice il direttore, a tanti alibi, ma qua, là, su. Cioè, quando vengo qua, lo so dove vado, e quello che mi poteva aspettare da un punto di vista ambientale. E poi mi piacerebbe fermarmi un po' di più per chiarire, perché a me piace il confronto, piace chiarire e piace essere chiaro. Quindi mi aspetto nei miei confronti, che poi nei confronti della squadra, della propria città, di chi ama, un grande appoggio, che poi deve essere supportato dai risultati. Sono d'accordo col direttore quando dice chi viene a giocare qua lo deve volere, cioè è un onore trovarsi in una città storica. Mi sono giustamente anche io documentato, perché dove vado, chiedo, faccio. Qui sono passati, io sono il minimo degli allenatori che sono passati, grandi allenatori. Allora, Di Marzio, Zaccheroni, Mutti, Reia, grandissimi, che io molto probabilmente non sono nemmeno degno oggi, però grandissimi calciatori. Parlavo col papà di Kevin, le battaglie che abbiamo fatto col papà, le vere battaglie di un calcio figlio di quello che ero io come calciatore. E poi arriviamo ai vari episodi che possono essere successi, così li chiariamo. Quindi so dove sono venuto, questo è quello che chiedo. Poi i risultati fanno parte del nostro mestiere. E ora mi collego alla domanda. E mi ha fatto piacere che me l'hai fatta, parliamo del curriculum, perché è la stessa che mi hanno fatto 2 anni e mezzo fa, quando io arrivai ad Ascoli. E prima di me ad Ascoli ci sono stati allenatori importanti. Poi tutti sanno com'è finita. Abbiamo fatto una media playoff, salvati direttamente, e ho rischiato di mettere in crisi anche il così, vincemmo qua. Quindi, nel percorso di un allenatore, se noi ci soffermiamo, guarda, mi è fatto venire un esempio molto importante, che vi prendo un grandissimo allenatore, che è De Zerbi. Se noi prendiamo il curriculum di De Zerbi, Palermo, Benevento, sappiamo i risultati. L'allenatore è figlio di tante cose, di un percorso, bisognerebbe capire i posti dove è stato, e poi esistono gli successi e successi, come in tutte le cose. Ma non è qui per dire quello che Dionigi ha fatto in bene o che Dionigi ha fatto in male, sono qui per dire quello che Dionigi farà e che ha voglia di fare, come la frase del direttore che mi è piaciuta appunto, stupire. Mi aspetta un compito difficile? No. Intrigante. Molto di più, ma intrigante, che potrebbe aprire anche per la mia carriera degli scenari importanti, fa parte del gioco. Chi mi conosce, il mio carattere, purtroppo sono un vulcanico, sa che sono sfide che a me piacciono. Quindi, per arrivare all'idea di gioco e ai giocatori. Allora, io sono un allenatore che parla poco dei nomi, perché è sempre nei confronti di chi c'è, può essere sempre interpretato. Abbiamo dei giocatori in rosa, c'è una base che mi piace, è normale che io ho un'idea di gioco che può essere diversa o da chi mi ha preceduto o da chi c'era prima, e quindi nella ricerca dei giocatori ci sarà principalmente, col direttore ne stiamo già parlando, ci siamo buttati, la ricerca di giocatori funzionali a un'idea di gioco. Il mio modo di vedere il calcio, io preferisco gente che sposa la causa, gente che non si lamenta, gente che ha voglia di sudare, gente che butta l'anima, gente che esce dal campo, anche perché le mie squadre hanno sempre avuto questa identità ben precisa. Poi si gioca bene, si gioca male. Mi piace, cerco di proporre un calcio propositivo, come in tutti i calci propositivi,
ha dei vantaggi, degli svantaggi, che però fanno parte di questo mestiere. Però è questa l'idea che voglio portare. Nel modo di giocare, non mi sono mai fatto i problemi, ho utilizzato la difesa 4, la difesa 3, non è il sistema di gioco che fa la differenza, sono i principi di gioco, ma soprattutto è quello che noi mettiamo dentro quel rettangolo, di questo campo che deve diventare... Io quando sono venuto qua negli anni mi ha sempre colpito il furore agonistico che c'era in questa piazza, ed avversario, perché sono venuto avversario, è una cosa che mi ha sempre dato uno stimolo, un fuoco mi ha acceso. E quindi spero che Cosenza non deve ripartire da Dionigi, che ci sono, deve ripartire dal pubblico che c'è stata l'ultima giornata. Questo deve ripartire, e da cercare col tempo. Lo so che avrò difficoltà all'inizio, le critiche, ma fanno parte di tornare a quello. Cioè, io questo posso promettere, senza dirvi farò, sbrigherò, ma perché non è il Dionigi che sento. Ieri parlavo col presidente, un siparietto, e gli ho detto: presidente, io verrò giù con la famiglia, perché la Calabria l'ho sempre vissuta con la mia famiglia. Ora gli ho anche detto: abbiamo fatto il primo acquisto, io ho un bimbo di 15 anni che gioca a calcio, e gli ho chiesto se potrà indossare la maglia del settore giovanile di Cosenza, farà la categoria allievi. Ora mi devo organizzare, io li porto sempre dietro, mi farebbe piacere, bisogna vedere se me lo farebbe. Però, c'è il responsabile del settore giovanile lì, quindi però, Sergio Mezzina, che saluto. Dico questo. Questa cosa l'hai detto, ma io non c'ero. Dico questo per arrivare a qual è il punto focale, e poi passiamo oltre a chiarire altri aspetti. Che Dionigi, nel momento in cui sposa una causa, lasciamo stare i nomi, darà tutto per questa causa, come ho fatto negli altri posti, e quando mi troverò ad affrontare avversari farò quello che ho fatto altre parti, perché è il mio modo di vivere e di sposare il calcio. Allora, colgo l'occasione per salutare, ho visto il responsabile del settore giovanile Sergio Mezzina, auguri per il compleanno ieri, l'amministratore Roberta Anania, l'amministrazione Angela Salamone, e poi c'è Lucia Conte, che è responsabile del settore femminile, Andrea De Poli, il nostro segretario generale. E domanda da Antonio Lopez, TGR, a chi la domanda? A tutte e due, insomma. Sì, intanto complimenti perché vado controcorrente, complimenti perché ci vuole un bel coraggio ad accettare questo incarico, certo. Vista la diffidenza e lo scetticismo che ha accompagnato la trattativa per l'ingaggio prima di Gemmi, che è stato molto più facile, mi pare di aver capito, e poi quello di Dionigi. Può essere, deve essere sicuramente uno stimolo quello che è successo in questi giorni, a dare di più e a fare il meglio possibile per tentare di alzare un pochino l'asticella delle aspettative di questa tifoseria e di questa piazza, che ha già dimostrato ampiamente, non solo nell'ultima partita dello scorso campionato, ma storicamente ha sempre dimostrato di essere molto attaccata a questa squadra. Ma lo stimolo deve essere a prescindere, perché nel momento che tu vieni a Cosenza, io credo, forse dico solo il mio pensiero, e forse viene anche dal mio DNA, mi nasce una fiamma all'interno incredibile. Cioè, io sono orgoglioso di venire a Cosenza, io sono stato orgoglioso che mi hai chiamato il Cosenza, lo dico con estrema sincerità, quindi per me è un orgoglio, quindi sono già in debito su questo, oltre che diciamo allo step della polemica, sono in debito per questo, perché il Cosenza mi ha scelto. Quindi io sono orgoglioso, già questo mi dà un'adrenalina, una fiamma che mi fa dare il massimo possibile. Non è che c'è qualcos'altro che mi possa alimentare di più. Sono già full, sono già al massimo. La passo al mister. Sì, è una sfida. Una sfida che, abbiamo già detto, mi fa piacere prenderla e spero di ripagare nel migliore dei modi. Come hai detto tu, di alzare un'asticella. Dire cosa non ha senso, però di alzare un'asticella, perché penso anche che è un pubblico che negli ultimi anni, passatemi il termine, qualcosa ha sofferto,
sarebbe un mio orgoglio e gioia regalargli un qualcosa di diverso. Bravo, regalargli un qualcosa di diverso, però non voglio dirti, perché sennò, a parte non è nel mio personaggio, perché direi cavolare, però è certo che questo, cioè io quando sono venuto, al di là dei... lo spirito era questo. Antonio Clausi, Cosenza Channel, la CNews. Prego. La parola salvezza non mi piace. La parola importante è stupire. Stupire. Però la salvezza non mi piace. Perché dà un segnale che non vorrei dare. Poi, per esempio, faccio un esempio, l'anno scorso la salvezza è stata un'impresa e si è stupito. Sarete voi, come ho detto prima, sarete voi giornalisti, sarete il pubblico che non è la stampa, il pubblico e il campo che ci farà capire se abbiamo stupito o no, perché per stupire non c'è un obiettivo, è quello che succede durante l'anno e quanto abbiamo dato e quanto abbiamo fatto per uscire dalle sabbie mobili. Quindi, e tutte le persone che vengono qui devono avere in mente questo aspetto. Bisogna stupire. Per stupire c'è solo un aspetto. Dare il massimo e forse anche un po' oltre, parlando poco e lavorando tanto. Volevo solo dare questa precisazione. Perché poi dopo, anche sul mercato, no? L'obiettivo, sai, vado lì, no, tu vieni lì perché devi essere orgoglioso di venire lì. Perché qui... Sì, poi è difficile, io sto dicendo cose che poi mi possono tornare contro, però nel calcio e credo nella vita, poi bisogna anche metterci un po' la faccia, perché io ho tantissimi miei colleghi che sono campioni del mondo di mettersi dietro, probabilmente è forse il modo giusto di fare questo mestiere, io non lo so, però io credo che dire la verità e dire quello che si vuole fare dia poi un parametro se l'hai fatto o no, di critica o non critica, però io lo voglio fare così, se poi non ci riesco sono il primo a chiedere scusa, perciò io dico budget, tutti alibi, vogliono venire i giocatori, sono tutti alibi, se non vogliono venire i giocatori è colpa del direttore, perché non è convincente, non è quello, è entrato dentro, non è quello. Non è quello, assolutamente no. Antonio... È una minaccia, mi sembra una minaccia. Va bene, lei ha detto prima che praticamente ha fatto bene per fare Scamacca. Io mi allego a un'altra domanda. Per me esistono due categorie di calciatori, quelli forti e quello meno forti. Non esistono quelli giovani, quelli d'esperienza, quelli anziani, quelli con il nome, quello con il nome. Esistono due tipi di giocatori, quelli forti e quello meno forti. Per non dire un'altra parola, per essere gentile. Poi il come, il quando e come sono, vediamo. Perché poi ci sono tante squadre che fanno con solo nomi, però tante volte non riescono a raggiungere quello che hanno in testa. Sono d'accordissimo. Per me è tutto. È la voglia negli occhi di capire che nelle difficoltà è quello che lavoro. Scusami se ho interrotto, ma volevo fare solo una precisazione. Antonio Clausi. Volevo sapere se avevate già individuato un cronoprogramma sul calciomercato, nel senso arrivare al ritiro con un tot di rosa già definita e se lo staff del mister è già stato definito. Il cronoprogramma del calciomercato. Se trovi un direttore dalla Serie A alla Serie C che lo ha fatto, ti do un premio, perché il cronoprogramma in un calciomercato è impossibile, perché le dinamiche di mercato cambiano da un momento all'altro. A oggi non ci sono stati movimenti quasi zero, poi dopo le tempistiche e il timer nel calciomercato sono importanti. Se vai tanto di fretta non è che riesci poi a raggiungere gli obiettivi. Se hai invece la capacità di capire
le occasioni, il time, la logistica di come si muove il mercato, allora lì si è più entrante. Quindi non esiste, esiste solo un programma: lavorare duro, forte e veloce, perché l'obiettivo è quello di andare più veloci degli altri. Risponde il ministro. Ora sullo staff io mi seguirà il mio secondo fidato Lorenzo Sibilano, il tattico che sono sicuro che anche il popolo e Mezzanalysis, come si dice oggi, il popolo cosentino apprezzerà, che è giapponese, ha un cognome che non ha un cognome che non Hiroshiko Matsuzaki, Hiro, per tanti ormai conosciuti. Come? Esatto, Hiro, al quale di solito tutti si affezionano, diciamo così. E poi sto individuando alcune figure, perché siccome è stata una cosa repentina, per individuare sul lato del preparatore atletico, quello dei portieri siamo già a buon punto, quindi per successo è successo brevemente di definizione, dai. E vi siamo spostato solo Cosenza. Buongiorno. Buongiorno, allora io volevo spostare un po' l'attenzione, voi siete l'ennesimo direttore sportivo e allenatore che arrivate qui per un anno, con un anno di contratto, quindi stiamo ancora una volta, come? Uno più uno, però bisogna vedere se a quel più uno si ci arriva, tutti arrivano così, con l'uno più uno, però poi a prima che finisca l'uno non ci arrivano. Ecco, io quello che volevo sapere, ecco, io voglio essere stupito in questo senso per arrivare alle sue parole, cioè voi siete in grado di imporvi sul presidente con le vostre scelte? Io non so precedentemente come funzionava, di solito il direttore sceglie, e anche la mia storia dice che quando non scelgo me ne accorgete, quando non scelgo me ne accorgete. Silenzio, senza microfono per favore. Quindi poi io ragiono con estrema sincerità, ragiono per programmare, non per arrivare a fine anno, questo te lo do per certo, perché sennò altrimenti non mi muovevo sul discorso di migliorare i campi di allenamento, di rifare gli spogliatoi, che stanno partendo i lavori per rifare gli spogliatoi, migliorare la situazione dei campi, capire come fare per il ritiro, cioè mi sto muovendo e mi sto programmando su un programma non a brevissimo tempo. Non è poi dopo mi dicono di andare via, è un altro discorso, ma nella mia testa non c'è questo discorso. Danilo Perri, Gazzetta del Sud. Sono stato, perché ti vedo dubbioso, sono stato convincente? È vero, bella risposta. Buongiorno e benvenuti ad entrambi. Faccio un po' un salto indietro nel tempo, ritorno al 7 dicembre, in conferenza stampa Goretti, visto che Dionigi fu vicinissimo alla panchina del Cosenza, disse: Dionigi è la nostra opzione A, alla fine non siamo riusciti a strappare l'accordo, per cui sarà Occhiuzzi il nuovo allenatore. E disse che in quel caso lei non se l'è sentita ad accettare il Cosenza. Cosa dice al riguardo? E rivolgo anche la domanda al direttore, in quel caso appunto Coretti disse che Dionigi era lo... Come? Sì, completo. Siccome appunto Coretti disse che Dionigi era il suo piano A, Dionigi è stato anche il suo piano A, oppure c'erano altre idee prioritarie? Allora, grazie della domanda. Parto un po' prima, perché non vedo, scusami, colleghi. Parto un po' prima. Allora, innanzitutto io molto probabilmente sono sempre stato nel destino del Cosenza, perché più di una volta, anche in passato, ancora prima dei direttori, io sono stato tante volte accostato a... e mi fa piacere. Qui io sono stato ascoltare fino adesso, hanno sempre parlato tutti, ma Dionigi non ha mai parlato. Allora, per chiarire anche la mia scelta dell'anno scorso, ma non solo Cosenza, ha due principali basi.
La prima è di natura della storia mia di allenatore, e torniamo alla domanda iniziale. Sono stato un allenatore che io sono tante volte subentrato, preso patate bollenti assurde, alcune volte sistemate, in altre non è semplice. La mia prima priorità dopo l'esperienza di Brescia, dopo aver fatto il miracolo ad Ascoli, dopo l'esperienza di Brescia, mi ero scelta, se andate anche a leggere le ultime interviste fatte penso 20 giorni fa, che mi dirò, non sono partito, molti non ho accettato nessuna proposta, molti si chiederanno, sono andato controcorrente, ma volevo iniziare dall'inizio. Quindi, e questa è la prima scelta, che è un punto di vista mio personale, di trovare una realtà che mi permettesse di lavorare non sempre all-in, si dice all-in, non nel nostro. E questa è stata la prima, perché quel periodo, non solo il Cosenza l'anno scorso, non voglio fare nomi perché non è corretto, di altre società, mi hanno cercato, svariate squadre, specialmente invischiate nella lotta per non retrocedere, mi hanno contattato. Io avevo un contratto in essere con il Brescia, non voglio parlare di onerosità, perché scendere in questa cosa non è mai piacevole, ma comunque un contratto che non era facile per vari motivi svincolare. Ok? Ci dovevano essere delle precise condizioni che poi hanno portato, ma non al Cosenza, anche alle altre società, di restare fermo. Quindi questo è così, perché il sentito dire ci sta, può essere interpretato da tifoso, avrei fatto la stessa cosa, però dobbiamo essere. Quindi le parole nel calcio, se bisogna, come dice il direttore, bisogna dirne poche, perché possono venire mal interpretate, l'importante è il succo. E l'importante è che io sono riuscito a venire qua. Non ha, il direttore ha già risposto, però. C'è un'altra domanda. Qual è la domanda? La domanda era se il piano A, piano B era quello? Sì. Io ho avuto solo un piano, di parlare con gli allenatori, guardargli negli occhi, e quello che, perché rappresentavo una società gloriosa, non ero io a convincere, ma erano loro a convincermi. Questa è stata la mia scelta. Quello che mi ha convinto di più l'ho scelto sulle basi tecniche e sulle basi, però la grande voglia di venire, di riscatto, questo è stato un fattore determinante. Quindi non è che ho avuto un piano A o un piano B, ho avuto il mio piano fondamentale, cercare di portare più persone possibili che vogliono venire a Cosenza, che hanno il desiderio di venire a Cosenza. Quindi sarò anche latente sulle trattative, perché ovviamente se sono in competizione, voglio prendere un giocatore, non è che mi arrendo, me la gioco bella, però devo vedere che lì c'è voglia che vuole venire, mi deve fare un favore. Se qualcuno vuole fare un favore, preferisco di giocarci contro. Vi prego di evitare il brusio che sento mentre parlano il mister e il direttore. Francesco De Filippo, il Pendolo. Buongiorno. E benvenuti. Grazie. Ho una domanda per il mister. A proposito di interviste, lei nel febbraio 2020 disse che i giovani sono un'arma a doppio taglio, perché se non c'è il giusto collante possono dare ma possono anche togliere. Io le faccio questa domanda perché lo scorso anno due giovani del Cosenza, mi riferisco a Florenzi e a Zilli, io non so se lei li conosce, sono stati autentici protagonisti della salvezza del Cosenza. Allora le chiedo, quante probabilità ci sono di vederli titolare, allora, nel prossimo campionato? Allora, si dice che il futuro è dei giovani. Sono un allenatore abituato a lavorare con i giovani. In Italia abbiamo una mentalità, secondo me, passatemi il termine, un po' antica, senza entrare in risultati calcistici ottenuti o no, perché sennò apriamo e non riusciamo più. All'estero, in Champions, giocano 2003, giocano 2004, e non stiamo a dire, tornando agli alibi, mi manca l'esperienza. L'esperienza è un corre,
l'esperienza non corre, ve lo dico un po' in toscano, da dove vivo adesso, non corre l'esperienza, bisogna correre. Quindi questa cosa dei giovani, io adoro lavorare con i giovani, poi è normale, ci sono giocatori di esperienza che devono correre, che sono due cose. Quindi è il futuro, l'idea è quella di puntare sui giovani, quello, i ragazzi che sono stati portati su, va dato merito anche un lavoro fatto da chi lavora, Sergio Menzina, con il quale io ho avuto il piacere di lavorare anche a Taranto, nei 2 anni di Taranto, quindi da Mr. Bisoli che ha avuto il coraggio di metterli in campo ed è stato ripagato, però noi allenatori dobbiamo avere il coraggio di, anche in una piazza dove dice così, ah qui le pressioni, il corpo, basta, se no ci sono altri sport, ci sono altri sport con meno pressioni, meno cose, e si fanno quelli. Il coraggio è nostro, so cosa si va incontro, ci vuole pazienza, ci vuole accettarli, ma non solo da parte nostra, da parte anche vostra e della cornice di pubblico, certo, volentieri. Pier Giorgio Giorno, il DOT, domanda per? Sì, per tutte e due. Ah, sì. Saluto il direttore che ci siamo sentiti già telefonicamente. Nulla, le domande la maggior parte sono state già bruciate dai colleghi, quindi mi limito a chiedere al direttore se è stata già scelta la sede del ritiro, perché comunque quest'anno si deve partire prima per la questione del mondiale, quindi volevo conferme sul ritiro e chiedere come mai ancora non c'è la conferma ufficiale di Dionigi. Con me l'hai scritto già tantissime volte. La conferma è già ufficiale. Adesso. No, allora, per quanto riguarda il ritiro stiamo definendo e abbiamo già un po' deciso. Per quanto riguarda le date, effettivamente quest'anno si deve partire molto prima per un discorso di logistica del campionato. Penso, dateci un po' di tempo, sarà tra il 3-4 luglio, diciamo, ritrovo in loco per le solite visite mediche, test e l'altro, e poi verso il 7 o l'8 si parte per il ritiro. Sarà nelle Marche. Non abbiamo ancora definito il 100%, quindi non mi dare una notizia che non è. E ufficiosamente sì, dacci un giorno, 2 giorni per essere ufficiale. Poi devo essere sincero, è una cosa che ho seguito non in modo principale dentro, mi sono soltanto accertato delle strutture che sono belle, perché ovviamente ero dentro altre cose, tutto qui. Poi l'altra domanda, perché non ufficiale, perché dovevamo avere il nulla osta dal Brescia. Comunque in questo momento ho cliccato il pubblica, quindi è tutto ok, perché il segretario ci ha dato l'ok. Aldo Morelli, Corriere Sportivo di Calabria. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. A Cosenza ad entrambi. Io le volevo chiedere questo al direttore. Gli ultimi anni del Cosenza sono stati abbastanza travagliati di sofferenza per la tifoseria rossoblù. Secondo lei quest'anno ci sono i presupposti per regalare, non dico un campionato di vertice, ma quantomeno un campionato dignitoso e tranquillo alla tifoseria rossoblù che appunto ha sofferto in questi anni? Mi sa che è arrivato dopo, perché questa domanda è stata già posta. Abbiamo già risposta a questa domanda. Noi non... Nel senso, così la ripeto e la sottoscrivo. È una risposta che non darò mai una domanda precisa, quindi me la potete fare per tutto l'anno, ma non, a parte che io non sono uno che piace fare tante conferenze, perché per me quando si fa una conferenza bisogna dare contenuti. Se uno deve fare conferenze per invece fare il diplomatico, perché un po' di comunicazione l'ho studiata, si irrigidisce anche la stampa e non si rispetta la stampa, che io rispetto molto e studio molto. Non ti darò mai una linea, una deadline dove arrivare. C'è l'unico obiettivo che è quello di stupire, ma per stupire ci sarà un percorso sicuramente di sofferenze. Tanto saremo più bravi a gestire le sofferenze, tanto più alzeremo l'asticella dello stupire. Poi se oggi ti vedi il calendario e le squadre che fanno parte del campionato e fai un test e domandi a 1000 persone, 990 diranno una cosa che non voglio neanche sentir parlare. È questa la sfida, è qua che voglio stupire. Non vedo l'ora di giocare Cagliari, Parma, non vedo l'ora.
Via. Grazie direttore, siamo ai fatidici 45 minuti, c'è l'ultima domanda di Walter Leone per il mister Dionigi. Allora, lei prima già ha fatto riferimento al suo modo di intendere il calcio, mi trova perfettamente d'accordo, non sono i numeri ma è come affronti le partite. Quindi però mi risulta che la sua idea è quella un po' di cambiare rispetto a quello che abbiamo conosciuto con la difesa 3. E poi la cosa che volevo chiederle velocemente, il suo amico Mimmo Toscano, quanto le ha parlato? Quanto avete parlato del Cosenza? Allora, con Mimmo siamo amici di battaglia all'inizio, di compagni di squadra. Di compagni di squadra. Poi ci siamo affrontati e scannati, in senso positivo, quando lui allenava la Ternana e cose, quindi mi ha parlato benissimo. Siamo stati insieme anche ieri sera, ci siamo presi un caffè. Mi ha spiegato come qua, giustamente, come lui fosse venuto, anche del dire come fosse venuto a casa mia, è un amico fidato, un amico sincero, condividiamo molte idee anche di calcio, quindi un caro amico. E scusami, nel calcio, per spiegare, cerco di spiegarla brevemente, poi andrà vista, perché è inutile, possiamo fare i disegnini, ma lascio il tempo che trovano. Nel calcio si può attaccare impostando a 3, difendendo a 4 o viceversa. I miei inizi della carriera sono sempre stati impostati sulla difesa e giocare a 3, perché il dire si difende è riduttivo, difendere e giocare a 3. Si può difendere in un modo e attaccare in un altro. Mi piace cambiare, ma con un criterio logico, poi ci sono gli avversari, ci sono le partite, ci sono tante cose, però penso che il calcio è un po' in evoluzione. Penso che le ultime due, specialmente avventure, l'Ascoli giocava un ottimo calcio e anche il Brescia. E quindi vorrei portare avanti questa idea, poi se certo, dobbiamo sposarla con i ragazzi, dobbiamo costruirla. È un calcio che, no, volete che vi dico ho bisogno di tempo così mi metto mani avanti? No, cioè le solite frasi, no, però è un calcio che va costruito. Questo. Mister, un collega si è segnato la promessa dell'aneddoto, e quindi... Esatto, io volevo sapere se quell'aneddoto era legato alla famosa esultanza. Disco, oh, Paolo Tarico. Fatemelo spiegare perché è anche, è anche piacevole. Allora, no, piacevole fa, perché fa parte un po' del personaggio mio, di un ragazzo di allora di 19 anni, e poi fa parte anche di un calcio che secondo me non esiste più, ok? Un calcio vero che oggi non esiste più, c'è altro oggi, diverso, esatto. Allora, io ho avuto il professore, ok, il professore Scogli, è stato mio allenatore nel Torino, e il professore era un innovatore di calcio, ne parlavo col direttore l'altra sera, già torniamo ai miei 20 anni, dal quale io ho appreso nel mio futuro bagaglio che si porta da calcio. E nel Torino non giocavo mai, facciamo fare un minuto, perché c'erano un attimino i giocatori un po' più vecchietti, no? Campioni, Rizzitelli, Abedi Pelé, Suburacan, io ero un ragazzo di 20 e giocavo poco e niente. E il professore aveva, lo chiamo il professore in maniera affettiva, lo so, e i giovani li vedeva, ecco, tornando adesso un pochino, e quindi mai giocato. E insomma, sai, quegli attriti che, come io con qualche mio giocatore, poi capita che io vado a giocare e giochiamo il derby e c'è un rigore, non mi ricordo che minuto era, e faccio gol. 7-3. Eh? 7-3. Ma l'esultanza era di rivincita verso, non sicuramente verso la città, non c'è, era verso il professore. E non vi racconto cosa è successo quando gli parto sotto con l'aeroplanino. Vado avanti per dirti come sono i rapporti. Finisce lì, poi io me lo ritrovo a Napoli. Io vado a giocare nel Napoli, apriti il cielo, succede. Sono passato vecchio e lì fu come mio padre. Io vi racconto l'aneddoto finale, poi si fa anche per drammatizzare un po'. Nasce mia figlia a Napoli, io avevo chiesto un giorno, ho detto mister, mi nasce la bambina, il lunedì si è riposo, martedì me lo lasci. Mi fa no, tu puoi tornare direttamente venerdì per la partita. Mi dice tu torna quando vuoi, poi io tornai mercoledì. Quindi è un rapporto che ci sono queste cose, allenatori e giocatori, fu quella, poi è diventata storica e ci si è ricamato sopra, ma la verità di mister Scoglio, mi ricordo con grandissimo affetto, è questa.
come al solito la verità è molto diversa dalla fantasia che vola. Antonio Lopez per... Sì, un'ultima una battuta più che altro, che vuole essere solamente di buon auspicio, per carità, visto che lei lo ha citato, il professore Scoglio, no? E per tutto quello che è successo in questi giorni, scetticismo, polemiche, il web che è impazzito, i tifosi che hanno scritto, più che partenza ad handicap è stata una partenza ad minchiam. come diceva lui. Roberto Barbarossa, chi? La domanda al mister che Gianluca non mi ha fatto fare, ne volevo farne altre, per adesso le vorrei chiedere velocemente. No, sono state fatte già dai colleghi, però volevo chiedere la sua rosa ideale dal punto di vista numerico, da quanti elementi si compone? Perché questo è un altro aspetto. A lei gliel'ho già fatta, a lui. No, la domanda è lui. A lui. No, allora si intende. No, ma si cerca. Cioè, la normalità è quella di avere dei doppioni in ogni ruolo, quindi dire dei numeri, un doppione per ogni ruolo, di modo che poi io sono un allenatore molto meritocratico. Chi corre gioca, chi si allena gioca, chi ha voglia di dimostrare, non mi sono mai fatto problemi, e a volte è stato anche in altri ambienti un problema. Però quando c'è condivisione, specialmente dai ragazzi che verranno qua, è la soluzione migliore. Grazie. Un'altra domanda? Non è una domanda. Gianfranco Morelli, prego. Sento di essere intanto... Prego, brevissima. Buongiorno ai colleghi, sono un po' il più anziano di quasi di tutti. Le faccio solo gli auguri di benvenuto e speriamo che voi due insieme ci dia dei risultati molto ma molto buoni per il popolo rosso blu. Grazie. Chiudiamo questo augurio. Grazie a tutti, grazie al direttore Gemmi, grazie a mister Dionigi.